Ehi, bentornati sul canale. Cosa vi tocca oggi? Driver booster di Hayobita, Hayobit, come si dice? Sì, lo so, già ve l'ho mostrato un anno fa, proprio ad ottobre, però è il caso di aggiornare il contenuto perché è da poco uscita la versione 8 che porta diverse novità. Eccole tutte elencate. Quello che mi fa piacere vedere è il notevole aumento dei drivers supportati. Siamo a quota 4 milioni e 500 mila. Poi da evidenziare l'aggiornamento offline che aiuta ad aggiornare e installare i driver anche senza connessione internet. Immagino ad esempio che sia assente la scheda di rete. Non vi preoccupate, le istruzioni complete ve le faccio seguire tramite la pagina ufficiale di Hayobit. Hayobit, come si dovrebbe chiamare? Questo non è solo un video che spiega, ma che regala anche. Infatti, per voi sono disponibili 5 licenze fresche fresche da utilizzare subito. Nessuna perdita di tempo, basta immettere la chiave di licenza, dove vi mostrerò dopo. Chiaramente si tratta di un giveaway. Utilizziamo l'italiano, dai, concorso, eh? Le regole da seguire sono descritte alla fine del video, così risparmio fiato, e nell'articolo di SEOtech, dove fra l'altro trovate la recensione completa dell'applicativo. Ora direi di andare avanti, anzi, siccome questo video è in sostanza un riassunto di quello passato, in descrizione, schede e schermata finale, vi lascio il tutorial completo, così non avrete alcun dubbio sull'utilizzo. Tutte le informazioni stanno lì. Riprendiamo, qui sono sulla pagina ufficiale del prodotto. Ve la lascio in descrizione, così andate a fare uno scaricamento sicuro. Non si sa mai cosa c'è su internet. Inoltre ci sono varie informazioni introduttive, così potete farvi un'idea. Mentre installo, vi restituisco qualche dato. Innanzitutto su disco pesa circa 90 MB, ricordo che è disponibile solo per sistema Windows, partendo dal datato XP fino ad arrivare al 10. È supportato l'italiano insieme ad altre 48 lingue. Questa versione è stata rilasciata il 22 settembre, di solito i grandi rilasci avvengono in questo periodo. Una spiegazione veloce per chi non ha ancora capito di cosa sto parlando. Driver Booster è un programmino che consente di aggiornare i firmware dei drivers installati nel PC. Cioè, forse un po' troppo tecnicismo, vabbè. Per dirlo nella maniera più semplice e comprensibile, vi va a migliorare batteria, processore, scheda grafica, scheda video, scheda di rete, componenti vari, ingressi per periferiche esterne, insomma, vi rinfresca il terminale. Poi, naturalmente, i componenti si diversificano in base a tante cose, partendo giustamente dalla distinzione tra PC portatile e fisso. Ripeto, andate a vedere il mio vecchio videozzo, non dura neanche tanto, 10 minuti. Ed ecco qui, facciamogli fare subito una scansione, ci metterà davvero poco. Ecco i componenti che dovrei aggiornare, sono in tutto tre. Pochi direte voi, ma se ho aggiornato tutto quanto 2 settimane fa, mi sembra abbastanza scontato. Se invece non avete mai aggiornato in questa maniera il vostro PC, vi ritroverete diverse cose da scaricare e installare. Per poter beneficiare di diverse funzionalità, come il backup automatico, una miglior velocità di scaricamento, un più ampio supporto per i drivers, eccetera, eccetera, immettete la licenza che non costa poi così tanto rispetto ad altri concorrenti. 26,99 sacchi per un anno, applicabile su 3 PC. Prima di far partire il tutto, la giostra, voglio farvi notare questa finestra. Qui vengono elencate varie info riguardo il driver selezionato. Vedrai in particolar modo il numero della versione installata e il numero della versione che può essere installata. Scusate la ripetizione dei termini. In questo modo vi rendete proprio conto che è il momento di passare a qualcosa di migliore. Passiamo a questo migliore. I tempi di attesa dipendono da vari aspetti, in generale che computer avete, se poco o tanto prestazionale, dalla dimensione del firmware che deve scaricare, magari è un corposo aggiornamento, dalla velocità di connessione e infine da quanti componenti dovete installare. Se notate qualche malfunzionamento, è tutto nella norma. Durante questa operazione qualche driver deve aggiustarsi, per così dire, quindi un improvviso schermo nero o l'audio che non si sente più. È normale, andate a prendervi un caffè.
Bene, è il momento di riavviare. Anche qui i tempi per rivedere il nuovo Windows variano in base a cosa avete installato. Game Boost, cos'è? In pratica è una comoda funzione che ci permette di arrestare tutti i servizi superflui, molto utile per quando dobbiamo eseguire qualcosa di pesante, appunto un gioco. Game Boost, siate perspicaci. Potete decidere di fare questo incremento prestazionale in modo automatico, oppure vi andate a impostare ogni parametro selezionando e deselezionando quello che è presente, quindi dai, i processi. Ottimizza sistema non è praticamente niente, cioè è solo un collegamento ad Advanced System Care, lì ci ho fatto un tutorialone di 40 minuti, sempre link in descrizione. Sulla pagina strumenti ci sono vari strumenti. Ripristina backup, errore dispositivo, mancanza del suono, errore di rete, risoluzione inappropriata, lo schermo, aggiornamento driver offline. Apriamo un attimo la finestra. Infine, cancellazione dei dati dei dispositivi non collegati. Funzione veramente interessante secondo me. Fa un po' di pulizia, magari se avete messo la pennetta USB di un amico, ma poi dei suoi dati non ve ne può fregare nulla. O meglio, non li utilizzerete poi più. Allora tanto vale rimuovere cose inutili. Informazioni poi di sistema, aggiornamenti software, quindi altro collegamento che rimanda ad uno dei programmi IoBit, anche qui ci ho fatto un video. L'ultima pagina, centro azioni, è presente in ogni applicativo dell'azienda, semplicemente vengono elencati altri programmi sponsorizzati. In questo caso non è presente nulla, ma come vedete c'è poi un indirizzo web che rimanda al sito di IoBit. Bene, per questo video ho detto tutto. Se volete sapere di più, sapete dove andare. Video del 2019 e articolo di SioTech. Ora lascio le semplici regole per partecipare al concorso.